Ragazzi, adesso comincia l'ultimo capitolo della parte di chimica. Dopo di questo resteranno soltanto due capitoli, i combustibili e le acque, che comunque sono due capitoli abbastanza corposi, abbastanza, diciamo così, pesanti, no, perché diciamo sono in fondo abbastanza, soprattutto i combustibili, abbastanza semplici. Si tratta semplicemente di mettere in pratica quello che abbiamo visto fino adesso. Dunque, quest'ultima parte, l'elettrochimica, io ritengo che sia una parte di grandissimo interesse per l'ingegnere industriale. Perché? Perché tutte le tematiche che riguardano la corrosione dei materiali metallici sono praticamente tematiche di elettrochimica. Quindi tutto quello che riguarda la corrosione e, di conseguenza, la difesa dalla corrosione è tutto elettrochimica. Quindi, nella laurea specialistica in ingegneria meccanica ci sta un esame di corrosione e protezione dei materiali tenuto dal professore Dell'Agli, e sicuramente questo capitolo che facciamo adesso di elettrochimica sarà la base di tutto, chiaro? Poi, per quanto riguarda gli ingegneri elettrici, le pile, gli accumulatori, le elettrolisi, anche quello è tutta quanta elettrochimica. Cioè, capire come funziona una pila, perché praticamente un aggeggino è in grado praticamente di erogare corrente elettrica e di fare funzionare una macchina elettrica, quale può essere una, che ne so, una torcia, un registratore o qualunque altro dispositivo elettrico o elettronico, ovviamente è, diciamo così, materia riguardante l'elettrochimica. Diciamo che quello che facciamo adesso è un pochettino di elettrochimica di base, che è assolutamente, diciamo, propedeutica a quello che verrà fatto nei corsi di corrosione e protezione dei materiali e altri corsi che possono essere di interesse dell'ingegnere elettrico. Dunque, per, diciamo, focalizzare la nostra attenzione sull'elettrochimica, vi vorrei ricordare quali sono le proprietà di conducibilità elettrica dei materiali. In effetti, i conduttori elettrici vengono classificati come conduttori elettrici di due tipi: i conduttori di tipo metallico e i conduttori di tipo, diciamo così, ionico. I conduttori di tipo metallico sono i metalli, ovviamente. Affinché un materiale possa, diciamo, condurre la corrente elettrica, in questo materiale devono essere presenti delle cariche elettriche libere che, sotto l'azione di una differenza di potenziale anche debole, siano in grado di produrre un flusso ordinato di cariche elettriche che praticamente è una corrente elettrica. Nei metalli queste cariche elettriche libere sono gli elettroni di valenza. I conduttori di secondo tipo, quelli di tipo ionico, sarebbero anzi le soluzioni elettrolitiche, cioè le soluzioni che vengono ottenute sciogliendo un solido ionico in acqua, per esempio NaCl si scioglie in acqua, passa in soluzione sotto forma di Na+ e di ioni Cl-, e praticamente nella soluzione acquosa di ioni di NaCl le cariche libere sono gli ioni Na+ e gli ioni Cl-. Possono, diciamo così, dare origine a soluzioni elettrolitiche anche composti che non siano ionici. Se per esempio io sciolgo l'acido cloridrico è una sostanza molecolare, esiste la molecola di HCl, però la molecola di HCl, quando viene sciolta in soluzione acquosa, si dissocia dando origine a ioni H+ e ioni Cl-. E anche in questo caso sono queste specie elettricamente cariche H+ e OH- che permettono la conduzione della corrente. Adesso vi ricorderò anche un'altra cosa, le reazioni di ossidoriduzione. Come abbiamo definito le reazioni di ossidoriduzione? Quelle reazioni nelle quali c'è una specie chimica che si ossida e che quindi perde elettroni, e una specie chimica che accetta gli elettroni ricevuti dalla specie che si ossida e che quindi perde elettroni e che quindi accetta elettroni. Ovviamente la specie che si ossida perdendo elettroni aumenta il proprio numero d'ossidazione, la specie che si riduce accettando elettroni diminuisce il proprio numero di ossidazione. Adesso praticamente nelle reazioni di ossidoriduzione questo passaggio di elettroni generalmente avviene
direttamente dalla specie che si ossida alla specie che si riduce. Cioè, dal contatto, dall'urto fra la specie che si ossida e la specie che si riduce, la specie che si ossida cede i propri elettroni alla specie che si riduce e quindi si verifica la reazione di ossidoriduzione. Quindi sia la semireazione di ossidazione sia la semireazione di riduzione. Una reazione di ossidoriduzione, seguitemi bene su questo punto, diventa una reazione elettrochimica se si riesce a separare le sedi fisiche in cui si verificano le semireazioni di ossidazione e di riduzione. Pertanto, il passaggio degli elettroni non avviene direttamente dalla specie che si ossida alla specie che si riduce, bensì avviene attraverso un circuito elettrico. Il passaggio di queste cariche elettriche in un circuito elettrico che cos'è? Una corrente elettrica. Ecco quindi che una reazione di ossidoriduzione in cui si è riusciti a separare fisicamente le sedi dove avvengono le semireazioni di ossidazione e di riduzione e collegandole tramite un circuito elettrico, diventa una reazione elettrochimica. Ti farò subito un esempio con il quale cercherò chiaramente di chiarire questo che sembra un concetto piuttosto nebuloso. Prima però di mostrarvi questo esempio, vorrei dirvi ancora una cosa, che di reazioni elettrochimiche, le reazioni elettrochimiche possono essere, diciamo così, catalogate in due grosse categorie. Dunque, le reazioni che avvengono spontaneamente. Quindi, reazioni che avvengono spontaneamente, che cosa significa? Significa che si passa da situazioni di maggiore energia a situazioni di minore energia e o da situazioni di minor disordine a situazioni di maggior disordine. Come che sia, in queste reazioni che avvengono spontaneamente, noi abbiamo che sfruttiamo una reazione che avviene spontaneamente per avere un passaggio di corrente in un circuito elettrico, e questa corrente che passa nel circuito elettrico viene utilizzata per una generica utenza, tipo, che ne so, accendere una lampadina, tipo, che ne so, far girare il phon con cui ci asciughiamo i capelli, quelli che li hanno, e così via, insomma, è chiaro? Questi sistemi vengono chiamate pile. Cioè, una pila che cos'è? È un sistema in cui si sfrutta una reazione di ossidoriduzione in cui si è separata la sede fisica dove avviene la semireazione di ossidazione dalla sede fisica dove avviene la semireazione di riduzione, e creando questo passaggio di cariche elettriche nella parte metallica del circuito si crea una corrente elettrica, e la corrente elettrica viene sfruttata per una generica utenza. Oppure si può fare anche un'altra cosa. Si utilizza una macchina elettrica che è chiamata generatore di tensione, una dinamo praticamente, insomma, che è un generatore di tensione continua, di corrente continua. E praticamente che cosa si può fare con questa dinamo? Se si collegano opportunamente ai poli di un sistema opportuno, si può fare sì che le cariche elettriche girino in senso opposto a quello lì in cui girerebbero se il sistema fosse lasciato evolvere spontaneamente. In questa situazione ovviamente si passa da una situazione di minore energia o di minor disordine o di maggior ordine a una situazione praticamente di maggiore energia o minor disordine. Quindi è una reazione che non avviene spontaneamente. Cioè, in poche parole, tramite l'utilizzo di una corrente elettrica e di una macchina elettrica che mi fa girare una corrente elettrica, io sono in grado di far avvenire una reazione che spontaneamente non avverrebbe. Vi faccio immediatamente un esempio che mi fa rendere conto dell'importanza di questa posizione.
Se io per esempio l'acqua la voglio separare nell'idrogeno e nell'ossigeno che la compongono, se io voglio effettuare questa separazione per via termica, praticamente non ci riuscirò né mo' e né mai. Diciamo che se arrivo a 2000 gradi, 2000 gradi è una bella temperatura abbastanza elevata, faccio un piccolo inciso. Nelle tecnologie, fino a quando si devono raggiungere temperature di 1500 gradi, si parla di tecnologie ordinarie. Quando si lavora a temperature superiori ai 1500 gradi, si parla di tecnologie speciali. I prodotti finali che vengono ottenuti tramite tecnologie ordinarie non costano molto, perché le tecnologie ordinarie prevedono materiali non troppo costosi e prevedono manodopera non particolarmente, diciamo così, formata per gestire queste apparecchiature. I prodotti invece ottenuti tramite tecnologie speciali costano moltissimo. Perché? Perché ci vogliono materiali molto particolari, molto sofisticati, gestiti, e le apparecchiature sono gestite da manodopera che deve essere particolarmente formata. Adesso, se noi operiamo a 2000 gradi, c'è bisogno di tecnologie speciali. Alla temperatura di 2000 gradi, il grado di dissociazione dell'acqua in idrogeno e ossigeno, non lo ricordo di preciso, ma non è superiore al 3-4%. Quindi questo che significa? Significa che se io ho 100 molecole d'acqua, 3 o 4 risulteranno dissociate in idrogeno e ossigeno e le altre 96-97 saranno acqua. Va bene? Col che è sancita inderogabilmente l'impossibilità di avere la decomposizione termica dell'acqua, almeno da un punto di vista pratico. Poi dite, vabbè, se io arrivo a 100.000 gradi la decompongo al 95%, ma va, arriva a 100.000 gradi, insomma. Invece la decomposizione dell'acqua per via elettrolitica, cioè utilizzando il più scalcinato dei generatori di tensione che si possono andare a trovare, si realizza a temperatura ambiente senza nessuno sforzo, cosa che anche il più scalcinato laboratorio chimico, se è dotato di un opportuno generatore di tensione, è in grado di fare. Chiaro? Cioè, in poche parole, si possono far avvenire delle reazioni non spontanee che, in maniera diversa da quelle lì elettrochimiche, non avverrebbero né mo e né mai. Chiaro? Allora, quindi, cominciamo col ricordare questo, che ci sono una serie di sistemi in cui si sfrutta una reazione che avviene spontaneamente per creare una corrente elettrica che viene usata per una generica utenza, e queste sono le pile, e sistemi in cui invece si utilizza una macchina elettrica che mi fa girare le cariche elettriche nel verso opposto a quelle in cui girerebbero spontaneamente, e mi permettono praticamente di avere una reazione che spontaneamente non si verifica. Queste sono le elettrolisi. Chiaro? Adesso, vediamo praticamente come una banale reazione elettrochimica, una banale reazione di ossidoriduzione, può diventare una reazione elettrochimica. Facciamo subito un esempio. Prendiamo un Becher. Un Becher praticamente è quello che in un laboratorio chimico è un bicchiere di vetro. Si chiamano Becher, bicchiere di vetro è un volgare, un Becher. In questo Becher noi andiamo a mettere una soluzione di praticamente di un sale di rame, quindi per esempio sciogliamo del CuNO3 preso due volte, che è un bel sale molto solubile, questo si scioglie e passa in soluzione sotto forma di ioni Cu2 più acquoso più due ioni NO3 meno acquosi anch'esso. Diciamo che il passaggio in soluzione del nitrato di rame è denotato anche dal fatto che, poiché lo ione rame in soluzione è colorato di verde, questa soluzione diventa verdina. Quindi qui dentro abbiamo una soluzione di ioni rame, Cu2 più NO3 meno, scusate,
che è verdina. Poi che cosa facciamo? Ci andiamo a infilare una pacchetta di zinco metallico, va bene? Allora, dopo un pochettino che abbiamo infilato la bacchetta di zinco metallico in questa soluzione, casomai, se possibile, andandola a girare dentro a questa soluzione in modo da agitarla un pochettino e da disperdere i gradienti di concentrazione che si realizzano attorno alla bacchetta di zinco, noi che cosa vediamo? Vediamo che la bacchetta di zinco si è un pochettino dimagrita, diciamo esagerando un pochino. Io vedo qualcosa del genere, vedete la parte che è immersa in soluzione, come se dimagrisse un poco. Sto esagerando, Poi che cosa vediamo altresì? Vediamo altresì che la parte immersa in soluzione ha cambiato colore. Cioè, lo zinco è un metallo che è tipo l'argento, ha la colorazione tipica dell'argento, va bene? Un argento opaco. Invece, praticamente, la parte immersa in soluzione diventa praticamente di un colore tra il giallino e il rosa, il tipico colore del rame metallico, va bene? Inoltre io noto altresì un'altra cosa pure, che la soluzione che inizialmente era verdina è diventata di un verde più tenue, cioè il verde si è scolorito, va bene? In effetti che cosa è successo? Si è verificata la seguente reazione di ossidoriduzione. Lo zinco metallico ZN ha reagito con gli ioni Cu2+ presenti in soluzione e ha trasferito un paio di elettroni allo zinco metallico, cioè lo zinco metallico ha perso due elettroni e quindi si è trasformato in ioni ZN2+, e lo ione Cu2+, prendendo due elettroni dallo zinco, si è trasformato in rame metallico. Questa è una reazione di ossidoriduzione, perché lo zinco qui ha numero di ossidazione 0, qui ha numero di ossidazione +2, quindi praticamente che cosa ha fatto? Ha perso due elettroni. Il rame invece è passato da numero di ossidazione +2 a numero di ossidazione 0 e quindi ha acquistato due elettroni. Vabbè, chiaramente è una reazione di ossidoriduzione talmente imbecille che non è che c'è bisogno di ricorrere ai numeri di ossidazione per andare a bilanciarla. Diciamo che questo passaggio di elettroni dallo zinco che si ossida e perde gli elettroni al rame che si riduce e accetta gli elettroni avviene direttamente fra le specie che reagiscono fra di loro. Cioè, in poche parole, noi andiamo a mettere la bacchetta di zinco all'interno di questa soluzione. Gli ioni si muovono all'interno di questa soluzione. Ogni ione che andrà a collidere con la bacchetta di zinco sottrae due elettroni a un atomo di zinco. L'atomo di zinco si trasforma in ione ZN+2 e viene liberato in soluzione. E lo ione Cu+2, che ha captato i due elettroni ceduti dall'atomo di zinco che si è ossidato, si trasforma in atomo di rame metallico che si deposita sulla superficie della bacchetta. Quindi la bacchetta si ricopre di uno stratello di rame metallico e la bacchetta poi dimagrisce un pochettino perché un po' di ioni passano in soluzione e la colorazione della soluzione, da che era verdino più forte, diventa un verdino più tenue perché la concentrazione degli ioni Cu2+ va diminuendo in soluzione. Quindi questa è una semplicissima reazione di ossidoriduzione. Adesso vi mostro come questa semplice reazione di ossidoriduzione può essere realizzata in maniera elettrochimica, andando a separare la sede fisica dove si verifica la reazione di ossidazione dalla sede fisica dove si verifica la semireazione di riduzione. Un istante solo. Questo, come sempre, è un becher, un bicchiere, cioè praticamente, pieno di una soluzione acquosa di ioni zinco. Cioè io che ho fatto? Ho preso un sale di zinco. Pigliamo sempre dei nitrati, perché
Non so se voi sapete, non so se ve l'ho mai detto, tutti i nitrati sono sempre molto solubili. Quindi se volete prendere un sale il cui anione c'ha sempre la conferisce sempre la caratteristica dell'elevata solubilità al sale corrispondente, pigliate sempre dei nitrati. Va bene? Così come pure se volete prendere un sale in cui il catione dà sempre la caratteristica della solubilità ai suoi sali, prendete i metalli alcalini. Tutti i sali dei metalli alcalini, sodio, potassio, litio, rubidio, cesio e francio, sono tutti quanti molto fortemente solubili. Quindi praticamente qui noi che abbiamo messo? Abbiamo messo del nitrato di zinco, ZN, NO3 preso due volte, solido, che è in soluzione da origine a ioni ZN2 più acquoso più 2NO3 acquoso. Va bene? Quindi qui dentro che cosa ci saranno? Ci saranno ioni ZN2 più e ioni NO3 meno. Va bene? Poi da quest'altro lato che cosa ho fatto? Ho preso una sbarretta di rame metallico immersa in una soluzione acquosa di ioni CO2 più. Come al solito pigliamo sempre un nitrato, il solito nitrato di rame, che è molto solubile e si dissocia completamente in questa, secondo questa reazione qui. Quindi praticamente in questa soluzione che cosa ci saranno? Ci saranno ioni CO2 più e ioni NO3 meno. Va bene? Poi che cosa facciamo? Andiamo a collegare questa sbarretta di zinco immersa nella soluzione acquosa di ioni zinco con un filo elettrico, un filo di rame metallico, va benissimo, che colleghiamo per esempio a una lampadina, va bene? Lo colleghiamo alla lampadina e poi il filo di rame metallico viene, diciamo così, collegato al pezzetto di rame che è immerso nella soluzione di ioni rame. E poi andiamo a completare il circuito con uno strano dispositivo che adesso disegno e poi vi spiego che cos'è. È un tubicino di vetro a due, vedete? Fatto così. Quindi immaginate un tubo a due fatto in questa maniera qui. Questo tubo a U, io inizialmente lo tengo, vedete, con i rami rivolti verso l'alto. Dentro che cosa ci vado a mettere? Ci vado a versare una soluzione acquosa concentrata di un sale, ad esempio, cloruro di potassio. Poi vi dico perché ho scelto proprio il cloruro di potassio. Potrei prendere anche altri sali, cloruro di bario, acido cloridrico, nitrato di sodio. Quello che voglio io, dopo vi spiego perché è meglio prendere il cloruro di potassio, è uno di quelli che funziona meglio, diciamo così. Poi, ovviamente, il cloruro di potassio in soluzione acquosa che cosa fa? KCl solido si dissocia completamente in K più acquoso più Cl meno acquoso. Poi cosa faccio? Prendo dei batuffolini di ovatta e con questi lo riempo completamente, lo riempo praticamente quasi fino all'orlo, vedete? Poi inserisco in questi rami qui dei batuffolini di ovatta che praticamente lo otturano. Va bene? Poi che cosa faccio? Una volta che ho preparato questo dispositivo, con gesto repentino, sapete repentino che significa? Molto rapido. Lo capovolgete e ne immergete i rami praticamente nelle due soluzioni. Poi casomai lo appoggiate proprio sulle pareti del bicchiere, perché sennò tenete in mano vi stancate, insomma, praticamente. Va bene? Allora, vediamo che cosa succede in questo sistema. In questo sistema qui, praticamente, quando io faccio questa mossa, praticamente, repentina, di andare a capovolgere questo tubo a U, che io chiamo ponte salino,
e non come mi disse uno studente ciuccio in sede d'esame che lo chiamò il ponte di sale, ponte di sale, ponte salino. E lo andate a capovolgere, a inserire praticamente nelle due soluzioni, voi avete che improvvisamente la lampadina si accende, segnale che sta passando una corrente in questo filo metallico. Che cosa succede? È successo qualche cosa di magico? No, non è successo niente di magico. In effetti, che cosa si sta verificando? Si sta verificando praticamente in questo scomparto qui di questa pila, si sta verificando la semireazione Zn solido che si trasforma in Zn2 più acquoso più 2 meno. Lo Zn2 acquoso, praticamente, lo ione Zn2 acquoso passa in soluzione, gli elettroni, diciamo così, salgono lungo questo circuito elettrico, passano praticamente attraverso il filamento della lampadina, lo rendono incandescente per cui la lampadina si accende. Posso continuare? Grazie. Poi scendono da quest'altro lato qui e si rendono disponibili sulla superficie dell'elettrodo del pezzo di zinco, non chiamiamolo ancora elettrodo. Sulla superficie del pezzo di rame si verifica la reazione CU2 acquoso, cioè gli ioni che sono presenti in soluzione, reagiscono con gli elettroni che si sono resi disponibili sulla superficie di questo pezzo di rame per trasformarsi in CU solido. Va bene? Adesso praticamente, se noi andiamo a sommare membro a membro queste due reazioni, noi che cosa otteniamo? Otteniamo praticamente, scriviamola qua sotto, CU2 più 2 meno, che dà origine a CU solido, sommiamo membro a membro e che otteniamo? Zn solido più CU2 più acquoso più 2 meno mi dà Zn2 più acquoso più CU solido più 2 meno. Facciamo scomparire le specie che compaiono uguali a sinistra e a destra della freccia. Questa reazione tiene una faccia conosciuta. Che reazione è? È proprio questa reazione qui. Cioè io praticamente con questo sistema elettrochimico, che è una pila, più precisamente questa è la pila Daniel, io ho separato la sede fisica dove si verifica la semireazione di ossidazione dalla sede fisica dove si verifica la semireazione di riduzione. Cioè io invece di avere il passaggio diretto degli elettroni dalla specie che si ossida, lo zinco, alla specie che si riduce, lo ione rame CU2+, io ho questo passaggio degli elettroni tramite questo circuito elettrico. Va bene? È chiaro? Quindi ho il passaggio di questa corrente elettrica attraverso il circuito elettrico. È chiaro? Adesso vediamo un pochettino una serie di cose che sono molto molto importanti per capire come funziona questa pila. Diciamo che tralasciamo il motivo per il quale gli elettroni preferiscono andarsene via dallo zinco e andarsene sul rame. Questo lo vedremo fra poco, o nel corso di questa lezione o nel corso della prossima lezione. Diciamo che è evidente che questa reazione, visto che avviene spontaneamente, questo che cosa significa? Significa che gli elettroni preferiscono stare col rame piuttosto che stare con lo zinco. È chiaro? Cioè spontaneamente gli elettroni se ne vanno dallo zinco al rame. Punto primo. Su questo punto però torneremo un pochettino più avanti. Adesso vediamo un pochettino il famoso ponte di sale del mio amico studente che fece l'esame con me. Non lo chiamate mai ponte di sale, ponte salino praticamente. A che cosa serve? Se io
io praticamente non metto il ponte salino, che cosa succede? Succede praticamente che per questo sistema, per una frazione di secondo, è in grado di andare a erogare corrente. Cioè per una frazione di secondo noi avremo che qualche atomo di zinco perderà gli elettroni, si trasformerà in ioni zinco che passerà in soluzione. Questi elettroni faranno, diciamo così, il giro del circuito e si renderanno disponibili sulla superficie di questo pezzo di rame, e sulla superficie di questo pezzo di rame si verificherà la semireazione di riduzione. Va bene? Quindi per una frazione di secondo si avrà un'erogazione di corrente, ma già nella frazione di secondo successiva, e per frazione di secondo che intendo? Intendo decimi, anche centesimi di secondo. Quindi praticamente è come se facesse un lampo che forse i vostri occhi hanno la capacità di cogliere, ma forse non lo coglie nemmeno, e la pila non eroga più corrente. Perché? Perché praticamente quando si comincia a verificare questo tipo di reazioni, noi abbiamo che qui aumenta la carica elettrica positiva che è presente in questo scomparto del sistema. Perché? Perché qui un atomo di zinco si trasforma in un ione zinco Zn più 2. Quindi qui la carica diventa più 2. Contestualmente qui abbiamo che la carica che assume questo scomparto del circuito diventa meno 2, perché i due elettroni che si sono liberati qui arrivano qui istantaneamente, velocissimamente, e mi danno origine alla trasformazione reazione Cu2 più 2 meno che dà Cu. Quindi questa parte del sistema ha assunto carica meno 2. Adesso, se noi vogliamo che il sistema continui a erogare corrente, cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere che delle cariche negative si trasferiscono da una zona che è caricata positivamente a una zona che è caricata negativamente. Ciò che ovviamente è impossibile, perché può succedere solamente l'esatto contrario. Quindi questo che significa? Significa che dopo una frazione di secondo in cui il sistema ha erogato corrente, perché per qualche motivo che noi non abbiamo ancora visto, gli elettroni preferiscono andare dal rame piuttosto che rimanere sullo zinco, però quando si è creata questa separazione di carica, cioè questa polarizzazione, cioè questo si è caricato positivamente, questo si è caricato negativamente, il sistema non può più erogare corrente. Allora, per depolarizzare il sistema, noi che cosa utilizziamo? Il ponte salino. Cosa fa il ponte salino? Dunque, i batuffoli di Olatta fanno sì praticamente che io, quando capovolgo il ponte salino, non si svuota, è chiaro? Quando poi l'ho inserito qua dentro, un poco per i batuffoli di Olatta, un poco per la pressione idrostatica generata da questo, quello non si svuoterà più. Però praticamente che il ponte, i batuffoli di Olatta permettono comunque agli ioni che sono presenti qua dentro, e vi ripeto, qua dentro sono presenti gli ioni K+ e gli ioni Cl-, gli permettono praticamente di muoversi. Cioè, se qui dentro si è creato un accumulo di carica positiva, allora gli ioni Cl- che sono presenti qua verranno attratti in questa zona dove c'è un accumulo di carica positiva, per cui praticamente da qui usciranno degli ioni Cl- che mi andranno a neutralizzare l'eccesso di carica positiva che si è creato qui dentro. Altrettanto succederà qui. Io qui ho avuto un accumulo di carica negativa perché sono scomparsi degli ioni Cu2+. Ma essendoci un accumulo di carica negativa, qui saranno attratti gli ioni K+, che mi permetteranno di contrastare questo accumulo di carica positiva. Cioè, in poche parole, il ponte salino serve a depolarizzare il sistema e permette alla pila di andare a funzionare indefinitamente nel tempo. Nella prossima lezione vedremo il momento in cui una pila cessa di erogare corrente, perché per una pila non è che può funzionare all'infinito. Va bene? Adesso, diciamo così, diamo qualche definizione. Questa parte qui, diciamo così, questo pezzo di zinco immerso in questa soluzione di zinco è un elettrodo. Cioè, elettrodo che significa? È una parola di derivazione greca che significa ode, odes, che vuol dire strada. Elettrodo, quindi strada per le cariche elettriche.
e in particolare viene chiamato anodo. Perché anodo? Anà vuol dire verso l'alto, odè vuol dire strada, strada verso l'alto. Perché? Perché praticamente gli elettroni che si sviluppano su questo elettrodo vanno dal basso verso l'alto. Quindi praticamente questo è lo scomparto anodico, questo è l'anodo. E all'anodo, quindi, poiché gli elettroni si liberano e vanno dal basso verso l'alto, qual è la semireazione che avviene? È la semireazione di ossidazione. Quindi all'anodo avviene l'ossidazione. Questo pezzo di ferro, di rame qui, è un altro elettrodo, però viene chiamato catodo. Anche questa è una parola di derivazione greca, odè strada, katà verso il basso. Perché? Perché gli elettroni vanno dall'alto verso il basso. Va bene? E al catodo si verifica la semireazione di riduzione. Chiaro? Va bene? Adesso, questo praticamente è il sistema. Questo sistema praticamente è in grado di andare a generare una corrente elettrica, e questa corrente elettrica può essere utilizzata per una generica utenza. E come è stato organizzato questo sistema qui, può anche funzionare per tempi indefiniti, fino a quando non intervengono dei fenomeni che descriverò nella prossima lezione. Adesso, prima che io vada avanti, è tutto chiaro quello che sono andato dicendo fino adesso? Va bene? Ok, allora a questo punto qui facciamo una piccola modifica di questa apparecchiatura. Diciamo, noi siamo andati a mettere qui questa lampadina perché? Perché la lampadina che si accende è proprio il segnale incontrovertibile che le sta passando una corrente elettrica, quindi è anche una cosa che ha un significato immaginifico, diciamo così. Insomma, la lampadina che si accende, il buio, la tenebra dell'ignoranza che viene squarciata dall'occhio, ed è una bella immagine, un pochettino dannunziana, diciamo così, appunto immaginifica. Ma se vogliamo andare a fare qualcosa di meno immaginifico e più pratico, che cosa dobbiamo andare a fare? Insomma, per andare a rilevare la presenza di una corrente elettrica in un circuito elettrico, generalmente non è che si mette una lampadina, che si mette? Si mette un dispositivo chiamato voltmetro. Cioè un dispositivo che cosa fa? Allora, disegniamo qui il dispositivo. Il dispositivo io lo disegno in questa maniera, guardate. Questo è un voltmetro. Il voltmetro che cosa fa? Vi legge la differenza di potenziale ai capi di un circuito elettrico. Circuito elettrico che comincia qui e finisce qui. E praticamente questo voltmetro, così come la lampadina che si accendeva e vi diceva che passava una corrente elettrica, vi registra che fra questi due punti del circuito elettrico esiste una differenza di potenziale. Va bene? Adesso, questa differenza di potenziale, diciamo così che dipende da tante cose. Si è trovato che dipende da tante cose. Vediamo un pochettino da che cosa dipende. Dunque, la differenza di potenziale che viene letta dal voltmetro che si trova ai capi di una pila dipende ovviamente dalla natura chimica dei reagenti che noi siamo andati a considerare. Se ad esempio, vedete, io qua ho preso zinco e messo in una soluzione di ionizinco. Ma se io invece di prendere zinco immerso in una soluzione di ionizinco avessi preso un pezzo di ferro immerso in una soluzione di ioniferro, la differenza di potenziale che mi leggeva questo voltmetro sarebbe stata diversa. Quindi dipende dalla natura dei reagenti. Poi da che cosa dipende? Dipende dalla concentrazione dei reagenti che sono presenti in soluzione. Cioè, se io qui la concentrazione di Zn2+ è 1 molare, 0,1 molare o è 0,01 molare,
questa differenza di potenziale viene a variare. Va bene? Poi, ancora, da che cosa dipende? Se ci stanno dei reagenti che si trovano in fase gassosa, che per esempio non è questo il caso, ma come potremo vedere ci possono essere anche dei reagenti che sono in fase gassosa, e in quel caso, diciamo così, l'elettrodo deve essere configurato in una maniera un po' diversa. Comunque, se ci sono dei reagenti presenti in fase gassosa, dipende dalla pressione parziale dei reagenti in fase gassosa. Bene. E in ultimo, dipende anche dalla temperatura. Va bene. Allora, prima che io vada, diciamo così, ad approfondire questo aspetto che è molto molto importante, mi corre ancora l'obbligo di dire una cosa che ho dimenticato di dire prima. Perché qua dentro, diciamo così, io ho detto è meglio che ci mettiamo il cloruro di potassio. Ci posso andare a mettere, che ne so, il cloruro di bario, l'acido cloridrico, il nitrato di sodio, quello che voglio io, purché sia qualcosa di ionico. In effetti, praticamente, io devo andare a sciogliere qua dentro qualche cosa di ionico. Perché chiaramente deve essere qualche cosa che qui mi deve rilasciare cariche negative e qui mi deve rilasciare cariche positive per andare a depolarizzare la pila. Perché è meglio proprio andare a mettere il cloruro di potassio? Vediamo se qualcuno gli viene in mente il motivo quale vuole essere. Perché la massa atomica del cloro e la massa atomica del potassio è molto vicina fra di loro. Il cloro pesa 35,5, il potassio 39. E inoltre entrambi hanno un'unica carica positiva. Quindi questo che vuol dire? Che la capacità di trasportare cariche elettriche è più o meno la stessa sia per il cloro, per il cloruro, che per il potassio. E quindi mi depolarizza in maniera uguale sia praticamente lo scomparto anodico che tende a caricarsi positivamente, sia lo scomparto catodico che tende a caricarsi negativamente. Ad esempio, se io avessi preso l'acido cloridrico, l'acido cloridrico pure funzionava bene lo stesso. Quale sarebbe stato l'unico problema? Che lo ione H+, pesando 1, aveva una mobilità molto maggiore dello ione Cl- che pesa 35. Quindi questo scomparto catodico qui sarebbe stato depolarizzato più facilmente dello scomparto anodico. Allora, per non avere uno squilibrio nella depolarizzazione della pila, è opportuno prendere dei composti ionici tale che entrambi gli ioni abbiano lo stesso numero di ossidazione, più 1 meno 1, più 2, più 2 o meno 2, e abbiano masse atomiche quanto più vicine possibile. Il risultato qual è? Cloruro di potassio è meglio di tutti quanti. Chiaro? Vabbè. Allora, ritorniamo praticamente a quello che stavamo dicendo qui. Cosa avevo detto? L'ultima cosa. Dunque, cosa avevo detto l'ultima cosa? Avevo detto praticamente che questa differenza di potenziale retta dal voltmetro dipendeva dalla natura dei reagenti, dalla concentrazione dei reagenti, dalla pressione parziale che hanno eventuali reagenti che si trovano in fase gassosa. Non è il caso nostro, ma fra poco verranno questi reagenti che si trovano in fase gassosa. E dalla temperatura. Chiaro? Allora, per andare un pochettino a capire come ognuno di questi parametri va, diciamo così, a influenzare questa differenza di potenziale letta dal voltmetro, qual è la cosa più semplice fare? È andare praticamente a individuare uno di questi parametri. Tutti quanti gli altri parametri li normalizziamo. Che significa li normalizziamo? Gli diamo un valore fisso. Gli diciamo, le condizioni standard sono queste e noi operiamo in queste condizioni standard. In questa maniera tutto quello di diverso che noi andiamo a leggere, andiamo a rilevare, dipende da quel parametro che noi abbiamo considerato. Una volta che abbiamo capito come quel parametro che noi siamo andati a isolare va a influenzare la grandezza, differenza di potenziale letta dal voltmetro, facciamo variare anche gli altri. Allora io inizialmente che cosa faccio? Dico, standardizzo la concentrazione.
cioè le condizioni standard sono tali che la concentrazione di tutte le specie che sono presenti in soluzione è 1 molare, va bene? Poi standardizzo la pressione parziale di tutti quanti gli eventuali reagenti o prodotti di reazione che possono essere presenti nel sistema. Vi ripeto, nel nostro caso non ce ne sono, ma fra poco usciranno. E dico che la pressione parziale di tutti i componenti, di tutti i reagenti o prodotti di reazione gassose è 1 atmosfera. Va bene? Poi standardizzo la temperatura dicendo che la temperatura standard è 25 gradi centigradi, cioè 298,16 gradi Kelvin. Va bene? Adesso, tutto quello che resta, da che cosa dipende? Dipende dalla natura chimica dei, diciamo così, dei reagenti che sono presenti nel sistema. Va bene? Allora, continuiamo a lavorare su questa benedetta pila Daniel, cioè questa pila zinco-rame è, diciamo così, indicata sui libri come pila Daniel. Dunque, se noi abbiamo una pila Daniel operante in condizioni standard, quindi condizioni standard, ribadisco ancora una volta quali sono: concentrazione di tutte le specie in soluzioni 1 molare, pressione parziale di tutte le specie gassose 1 atmosfera, temperatura 25 gradi centigradi alias 298,16 gradi Kelvin. La differenza di potenziale che è retta da un voltmetro che si trova, diciamo così, ai capi di un circuito siffatto in cui abbiamo un pezzo di zinco immerso in una soluzione di ioni zinco 1 molare e un pezzo di rame immerso in una soluzione di ioni rame 1 molare, la differenza di potenziale che viene retta, quindi il delta V, risulta uguale a 1,10 volt. Adesso, a ricordarci che è una differenza di potenziale misurata in condizioni standard, cioè quelle là che vi ho detto poc'anzi, io lo indico con delta V con 0. Quindi, quando noi andiamo a mettere queste differenze di potenziale e ci mettiamo uno 0 vicino, quello 0 significa che queste differenze di potenziale sono misurate in condizioni standard. Diciamo che i libri utilizzano, diciamo, senza alcuna, diciamo, come si dice, distinzione, o la formula delta V0 o la dizione delta E con 0. Diciamo la V che cosa ricorda? Scusa, la differenza di potenziale è misurata in volt. La E invece che cosa ricorda? Questa differenza di potenziale è anche chiamata forza elettromotrice, cioè in poche parole forza che fa muovere le cariche lungo il circuito, e la forza elettromotrice è indicata con E. Diciamo, nei libri potete trovare o delta V o delta E, chiaro, è assolutamente la stessa cosa. Quello che è importante è che se ci sta uno zero vuol dire che stiamo parlando di condizioni standard. Quindi per adesso questa parte della lezione di oggi riguarda le condizioni standard. Nella prossima lezione ci svincoleremo dalle condizioni standard e vedremo che cosa avviene in condizioni diverse dalle condizioni standard. Allora, vi ripeto, in condizioni standard la differenza di potenziale che è letta ai capi di questo circuito è praticamente uguale a 1,10 volt. Questa differenza di potenziale 1,10 volt è tipica di cosa? È tipica del sistema ione zinco, zinco metallico, rame metallico, ione rame. È tipico di questo sistema qui. Adesso viene, diciamo così, un'ulteriore difficoltà. Qual è questa ulteriore difficoltà? Se noi vogliamo, diciamo così, andare a vedere qual è il contributo a questa differenza di potenziale data, diciamo,
dalla parte costituita dallo scomparto anodico, in cui noi abbiamo lo zinco che si ossida e passa in soluzione sotto forma di ioni ZN più 2, o vogliamo andare a individuare il contributo dato a questa differenza di potenziale 1,10 data dallo scomparto catodico, cioè quello dove lo ione rame CO2 più si trasforma in rame metallico? Io non ne sono capace. Perché io non riesco a isolare il contributo di questo qui dal contributo di questo qui. Perché? Perché praticamente si può verificare la semireazione di ossidazione se e soltanto se contemporaneamente c'è qualcuno che si riduce. Cioè il rame si può, lo zinco si può ossidare e può perdere i suoi elettroni se e soltanto se ci sta il rame che accoglie questi elettroni. Al posto del rame ci potrà essere qualcun altro, ma ci dovrà essere sempre qualcun altro che accetta questi elettroni. Quindi io in questo sistema, come è fatto adesso, non sono in grado di distinguere il contributo dello zinco dal contributo del rame. Però che cosa posso fare? Io posso standardizzare, questo è quello che posso fare. Allora, supponiamo che io voglio, diciamo così, determinare qual è il contributo dello zinco a questa pila qui. Cosa posso fare? Io posso andarmi a inventare quello che io chiamo un elettrodo di riferimento e posso andare a vedere come questo elettrodo qui, costituito da zinco metallico e da ioni zinco, si comporta rispetto a questo elettrodo di riferimento. E poi dico che l'elettrodo di riferimento in questo sistema non fa nulla e tutto quello che fa dipende dalla parte costituita da zinco metallico e ioni zinco. Chiaro? Allora, vediamo come è fatto questo elettrodo. Questo elettrodo di riferimento. Fatemi fare un disegno. Andiamo a vedere un pochettino come è fatto questo sistema che ho disegnato. La parte di destra di questo, di sinistra di questo sistema è perfettamente uguale a quella di prima. Cioè io che cosa ho preso? Ho preso una bacchetta di zinco, l'ho immersa in un becher dove c'è una soluzione acquosa 1 molare di ioni zinco. Va bene? Quindi ci muoviamo in condizioni standard. Inoltre io ribadisco che la temperatura del sistema è 25 gradi Celsius, cioè praticamente 298,16 gradi Kelvin, quindi mi sto muovendo in condizioni standard, va bene? Poi che cosa abbiamo?
abbiamo il solito filo metallico di rame, abbiamo il voltmetro che legge la differenza di potenziale che capita in questo circuito, e abbiamo quest'altro elettrodo che praticamente questo che ho disegnato è l'elettrodo standard a idrogeno. Lasciatemelo descrivere. Questo è costituito praticamente da un pezzetto di platino spugnoso, diciamo che è una grossa superficie specifica, o al posto del platino possiamo anche prendere praticamente una bacchetta di grafite. L'importante è che sia praticamente un materiale che abbia una buona conducibilità elettrica, ma che non partecipi alle reazioni che si verificano nel sistema. E la grafite è molto stabile chimicamente parlando e conduce la corrente elettrica. Credo di avervelo spiegato perché. Perché nella grafite l'ibridazione del carbonio è di tipo sp2 e ci sta praticamente il quarto elettrone che sta in un orbitale di tipo p, che è un elettrone di tipo metallico delocalizzato a tutto il solido, e a questo è ascrivibile le proprietà di conducibilità elettrica della grafite. Questa bacchetta di grafite o questa laminetta di platino sono immerse in una soluzione di ioni H+, uno molare. Quindi, ad esempio, è come se abbiamo una soluzione di acido cloridrico uno molare. Bene? Poi guardate un pochino, ci sta una campana che è inserita nella soluzione acquosa di ioni H+, che blocca praticamente una porzione di atmosfera al di sopra di questa laminetta di platino o questa bacchetta di grafite. E in questa porzione di atmosfera ci sta praticamente dell'idrogeno gassoso. E l'idrogeno gassoso ha pressione parziale un'atmosfera, cioè ci andiamo a trovare nelle famose condizioni standard che abbiamo descritto precedentemente. Allora, praticamente in questo sistema qui, quali sono le reazioni che si verificano? Perché io praticamente se chiudo questo circuito qui, cioè in poche parole chiudo il circuito andando a prendere il tubo ad U pieno di soluzione acquosa di cloruro di potassio e lo vado a capovolgere e a inserire praticamente in questi due becher, io in questa maniera è come se fosse un interruttore con cui vado a chiudere il circuito. Che cosa succede? Io quello che vedo è che in questo scomparto qui la laminetta di zinco si ossida per effetto della reazione ZN che passa in soluzione sotto forma di ioni ZN2+ acquosi e mi dà origine a due elettroni. Questi due elettroni salgono praticamente secondo questa strada qui, passano attraverso il volto e si scaricano, diciamo così, si rendono disponibili al catodo, dove avviene la semireazione H+ e meno, che mi dà origine a H2 gassoso, H+ acquoso. Ovviamente, visto che qua è H2, qui dovrò avere 2 H+ e 2 e meno. Va bene? Cioè, in poche parole, questa laminetta di platino o la bacchetta di grafite devono permettere semplicemente il contatto elettrico fra gli H+, che sono presenti, diciamo così, in soluzione, e l'H2 che è presente qua sopra. Qui sopra praticamente si sviluppano delle bollicine di H2 che poi si liberano e restano bloccate qua dentro. Chiaro? Va bene? Allora, praticamente, in questo sistema qui, questo sistema noi abbiamo che la parte costituita dallo zinco metallico e dallo ione zinco in soluzione si comporta da cosa? Avviene la reazione di ossidazione e quindi questo è l'anodo, benissimo. Invece praticamente da quest'altro lato qui si verifica la semireazione di riduzione, quindi questo scomparto qui si comporta da catodo. Va bene? Adesso io poi che cosa faccio? Questo voltmetro mi legge una differenza di potenziale delta V con 0 pari a 0,76 volt.
bene. Adesso io questo 0,76 volt è una caratteristica tipica della cella elettrochimica, del sistema costituito da zinco metallico in contatto elettrico con lo zinco, diciamo così, lo zinco ione, messo a sua volta in contatto elettrico con l'idrogeno gassoso che è in contatto elettrico con lo ione H+. Quindi è caratteristica di questo sistema qui. Bene. Io però che cosa faccio? Questo è un elettrodo standard, va bene? E io per convenzione che cosa dico? A questa pila qui, questo elettrodo standard non dà nessun contributo. Tutto questo 0,76 da che cosa dipende? Dipende solamente dalla semireazione di ossidazione che si verifica all'anodo. È chiaro? Questa è una cosa arbitraria, cioè non è che l'ha deciso il Padre Eterno, l'abbiamo deciso noi uomini. È una convenzione che abbiamo assunto noi uomini. E quindi praticamente noi che cosa, diciamo così, concludiamo alla fine di questo discorso? Concludiamo praticamente che, dato che il contributo che ha dato questa reazione, io decido che è uguale a zero, tutto il contributo è dipendente praticamente dallo zinco. Quindi io ascrivo alla semireazione di ossidazione dello zinco il potenziale uguale a 0,76. Vi ripeto, posso essere anche, diciamo così, indicato con E con 0 uguale 0,76. Va bene? Chiaro quello che ho fatto? Adesso, per andare un pochettino a capire qual è, diciamo così, il contributo che è dato a questo sistema qui, dalla parte praticamente di pila costituita dalla laminetta di rame immersa in una soluzione di ioni rameici, io mi vado a costruire un altro sistema in cui praticamente, vedete, la parte di destra è uguale a quella che sta qua, cioè la parte di destra è costituita da laminetta di rame metallico immersa in una soluzione acquosa di ioni CO2+. La concentrazione di ioni CO2+ è 1 molare. Questo praticamente parte del circuito è legata a un altro elettrodo che è costituito da una laminetta di platino immersa praticamente in una soluzione acquosa di ioni H+, e noi abbiamo che il pezzo di atmosfera che, diciamo così, è in contatto con la laminetta di platino è praticamente bloccato da una campana. Poi andiamo a collegare con un filo elettrico e col voltmetro. In questa porzione di spazio che è bloccata dalla campana ci sta praticamente dell'idrogeno gassoso. E inoltre abbiamo che la concentrazione di H+ è 1 molare in soluzione e la pressione parziale di H2 in questa atmosfera è uguale a 1 atmosfera. E inoltre, come al solito, il circuito è chiuso dal solito ponte salino, cioè dal solito tubo ad un, pieno praticamente di soluzione acquosa concentrata di KCl. Allora, io in questo sistema che cosa vedo? Vedo praticamente che da questo lato qui io ho praticamente che l'idrogeno gassoso si ossida e mi dà origine a due ioni H+ acquosi più due elettroni. Quindi praticamente qui si verifica sempre la reazione di ossidazione e quindi questo, come al solito, è l'anodo. Questi elettroni partono da qui, seguono praticamente questo tragitto qui,
si scaricano praticamente al catodo e si rendono disponibili al catodo per far avvenire la semireazione di riduzione che è Cu2+ più 2- che dà origine a Cu solido. Quindi questo è l'elettrodo chiamato catodo dove avviene la semireazione di riduzione. Quindi questa è l'ossidazione e questa è la riduzione. Questo è quello che noi vediamo, questo è quello che avviene spontaneamente. Adesso, se io mi vado a mettere nelle situazioni standard, quindi concentrazione di questo 1 molare, concentrazione di questo 1 molare, pressione parziale di questo 1 atmosfera, temperatura 25 gradi centigradi uguale a 298,16 gradi Kelvin, io leggo ai capi di questo voltmetro una differenza di potenziale delta E con 0 o anche delta V con 0 pari a 0,34. Pertanto io come ragiono? Questa differenza di potenziale 0,34 è tipica del sistema costituito da ione idrogeno, idrogeno gassoso, rame metallico, ione rame CO2+. Ma se io postulo che significa? Che lo decido io, non l'ha deciso il Padre Eterno, lo decido io, che il contributo di questo elettrodo qui nelle condizioni standard al sistema è zero, io praticamente do la responsabilità di tutto questo 0,34 a questa semireazione. Quindi io decido praticamente che l'E con 0 derivante da questa reazione qui in condizioni standard è 0,34. Va bene? Adesso torniamo praticamente a questo sistema qui. In questo sistema qui, la pila Daniel che noi abbiamo considerato, la semireazione di ossidazione in condizione standard, qual è il contributo che abbiamo detto che dà? 0,76. Quindi andiamocela a scrivere. A questa reazione corrisponde 0,76. Adesso a questa semireazione qui di riduzione, qual è il contributo che corrisponde? 0,34. 0,76 più 0,34 quanto fa? 1,10. Va bene? Quindi, tramite praticamente la definizione dell'elettrodo standard a idrogeno, noi siamo riusciti a distinguere, a scegliere il contributo dell'anodo dal contributo del catodo in questa pila d'anodo. Quindi praticamente quello che noi faremo nella prossima lezione, quale sarà? Sarà quello là di andare a vedere i vari tipi di elettrodi che si possono andare a formare se noi li andiamo a collegare con un elettrodo standard da idrogeno, io che differenza di potenziale vedo e qual è il verso in cui gli elettroni girano. Perché guardate un pochettino, in questo caso qui gli elettroni vanno dallo zinco all'idrogeno, quindi praticamente lo zinco che cosa fa? Lo zinco si ossida, l'idrogeno si riduce. Invece in questo sistema qui io ho che l'idrogeno si ossida e il rame si riduce. Quindi praticamente cosa devo andare a vedere in tutti quanti questi sistemi? Devo andare a vedere due cose: il verso in cui gli elettroni girano, quindi chi si ossida e chi si riduce, e la differenza di potenziale letta dal voltmetro. È chiaro? Quindi la differenza di potenziale letta dal voltmetro mi dice praticamente la tendenza ad avvenire di una particolare reazione elettrochimica. Il verso in cui girano gli elettroni mi dice quale specie si ossida e quale specie si riduce. In effetti l'ultima cosa che vi volevo dire, e poi finiamo la lezione, noi in questo sistema qui che cosa abbiamo? Abbiamo un circuito elettrico. In un circuito elettrico girano le cariche elettriche. Vedete, questo circuito elettrico è un circuito un pochettino particolare perché abbiamo una parte metallica del circuito, che sarebbe questa qui,
e una parte, chiamiamola elettrolitica del circuito, che sarebbe questa qui. Nella parte metallica, chi è che trasportano le cariche elettriche? Gli elettroni, benissimo. Nella parte elettrolitica del circuito, state attenti a cosa dite adesso, chi è che trasporta le cariche elettriche? Possono mai essere gli elettroni? No, perché gli elettroni, non so se lo sapete, non sanno nuotare. È chiaro? Trasportano le cariche elettriche nella parte elettrolitica del circuito gli ioni. Chiaro? Quindi, cosa deve succedere perché ci sia questa staffetta, questo passaggio del testimone dagli elettroni agli ioni? Si deve verificare sulla superficie degli elettroni una reazione elettrochimica. Cioè la reazione elettrochimica che si verifica sulla superficie degli elettroni, qua di ossidazione e qua di riduzione, è come se fosse il passaggio del testimone. Cioè, in poche parole, qua arrivano gli elettroni. Gli elettroni, una volta che si sono resi disponibili sulla superficie del pezzo di rame, dopo non possono andare in soluzione, farsi una nuotata nella soluzione e scaricarsi qua. No! Passano praticamente la loro carica elettrica a uno ione e dopo praticamente sono gli ioni che trasportano le cariche elettriche qui. È chiaro? Quindi, ricordate bene questo fatto qui, gli elettroni non sanno nuotare. In una pila, così come pure in un'elettrolisi, nella parte metallica del circuito, le cariche elettriche sono trasportate dagli elettroni. Nella parte elettrolitica del circuito, le cariche elettriche sono trasportate dagli ioni. Il passaggio del testimone, la staffetta, dove si compie? Sulla superficie degli elettroni, in cui praticamente gli elettroni passano, diciamo così, da una specie chimica all'altra e si ha quindi il passaggio delle cariche elettriche. La prossima volta andremo un pochettino ad approfondire ulteriormente tutti questi fatti. Ok? Arrivederci.